Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi sono qui per farvi vedere come costruire un semplicissimo sparapatate come questo in casa con materiali di recupero che possiamo tranquillamente trovare appunto a casa. Quindi per questa realizzazione oggi ci basterà avere uno di questi accendini che sono muniti di piezo elettrico. Il piezo elettrico sarebbe un componente elettrico, adesso non so se si nota, che una volta azionato crea una scintilla. Adesso qua ho un accendino rotto e ve lo faccio vedere. Questo qua è il piezo elettrico. Vedete, basterà fare contatto con questa parte qui su un pezzo di ferro e questo farà scintilla. Non sempre funziona, quindi magari è necessario usare questo cavo già presente come elettrodo e dall'altra parte collegarci un altro cavo all'estremità posteriore del piezo elettrico e il cavo che collegherete qua sarà l'altro elettrodo. E, poi vi servirà un pennarello o una penna come canna, come potete vedere in questo l'ho montato, vedete, è un semplice pennarello che poi ho ristretto alla fine in modo tale che il pallino non cada giù. I pallini sono i semplici pallini delle pistole. Dopodiché, come combustibile, ho usato il gas degli accendini, quindi premete e esce il gas, oppure con un semplice profumo di questi, che deve avere il marchio dove c'è scritto che è infiammabile, e poi sigillerete il tutto con della colla a caldo, come ho fatto qua e qua, perché se ci sono perdite non funzionerà. Quindi forerete il contenitore, potete forarlo con uno stagnatore, con un pezzo di ferro scaldato con l'accendino oppure con delle forbici, e dentro ci dovete far passare un elettrodo che sarà un pezzo del piezo elettrico, quindi molto semplicemente questa parte qua, questo cavo qua, e poi una vite che potrebbe essere una di queste migliaia di viti, vedete? Se cliccando il tasto, mettendo vicino a una distanza di 3-4 mm i due elettrodi, questa distanza deve mantenersi anche dentro il contenitore. Se mantenendo questa distanza non fa scintilla, come succedeva a me, cosa ho dovuto fare? Ho dovuto collegare un cavo elettrico, come ho detto prima, all'estremità del piezo elettrico, quindi in questo cilindro qua, e quindi questo cavo qua e questo erano i due elettrodi, come ho fatto io. Adesso ve la apro così riuscite a vedere bene dentro. Ok, vedete i due elettrodi dentro lì. Quello davanti è il cavo originario, quello dietro è un cavo di rame semplicissimo. Vedete, sono posti in una distanza di circa 2-3 mm. La Poi dovete scintilla la vedere si può voi. notare, vedete? E questa scintilla farà incendiare il Se gas non che avete un metteremo. piezo elettrico, potete utilizzare una di queste batterie, basta che siano superiori 7-8 volt. Ci collegate due cavi, anche se non li fa be molto bene alle batterie, ma non importa, e queste faranno una scintilla. Una scintilla necessaria e sufficiente per far scoppiare il gas. Per caricarlo basta prendere un pallino, inserirlo nella canna, svitare il tappo posteriore, spruzzare un po' di profumo, ossigenare un po', quindi soffiarci un po' dentro, chiudere il tappo e sparare. Vi metterò adesso, siccome questo contenitore è abbastanza morbido e comunque abbastanza trasparente, metto anche un video rallentatore dove potete vedere bene co come c'è, cioè, la fiamma che ci sarà all'interno, e state attenti che questa è un'arma molto potente, quindi io non mi assumo nessuna responsabilità.
Bene, ci vediamo alla prova. I see.